Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Babbo. Oggi siamo qui a scoprire il gioco di nome Mage of Mistralia. È un'avventura che ho trovato su Steam non a basso prezzo perché comunque sta sui 20 euro. Andiamo a vedere subito di che si tratta perché mi ha incuriosito tantissimo per quanto riguarda l'aspetto grafico. Qui cancelliamo il salvataggio perché ho visto solamente per fare le impostazioni con OBS per la registrazione, quindi cancelliamo tutto. E andiamo a vedere. C'era una volta accanto a una cascata nei pressi della foresta di Mistralia, un bellissimo prato verde, su cui sorgeva un antico e splendido padiglione in pietra simile a un tempio, persino più antico degli stessi re maghi. Un tempo usato come tenuta di caccia, oggi è solo un rudere dimenticato da cui tutti si tengono alla larga. La radura ventosa. Ok, noi siamo questa bambina. Stile grafico molto carino. Molto cartoon. Sta scappando da un incendio, da un fuoco, vediamo. Mazza grecchia che c'hai. È disperata, sicuramente ha fatto qualcosa lei. Chi sei? Allora, ormai sanno del tuo segreto? Che segreto? Chi sei? Il tuo maestro, temo. Purtroppo non ho niente da fare, di meglio da fare che iniziarti alla magia. Perché se non lo faccio, sicuramente darei fuoco all'intera valle. Incosciente di una ragazzina. Ok, allora noi siamo stati gli artefici di quell'incendio, dal fuoco che abbiamo visto lì. Cosa? Lasciami in pace, è stato un incidente. Io. Lo so, vieni con me. Per andare dove? Io non voglio diventare una maga. Lo pensi davvero? Beh, non credo neanche che volessi privarti di una casa e di uno zio. Quindi è morto lo zio? Ma è successo. Quindi ora puoi scegliere se vuoi essere imprigionata o peggio uccisa dal marchese per essere una maga, o diventare una vera maga e fare qualcosa di buono per la valle. Vieni, seguimi e impara. Chi sei? Te l'ho detto, maestro. Per caso non ti sei lavata le orecchie stamani, ragazzina? E tu chi sei? Zia! Piacere, zia, è tempo di crescere. Ti renderà la vita ancora più facile. Tu hai il dono, sei una maga, o almeno lo diventerai presto, o diventerai cibo per i vermi. Scegli. Diventiamo maga? Non voglio morire. Bene, allora maga, sia. Cominciamo. Ma come? Vieni con me, hai molto da imparare. Ok, impariamo a diventare una maga. Molto carino graficamente, eh? Ha stile il titolo. Abbiamo già uno scettro alla Toki. Allora, stick sinistro ci muoviamo. Poi parliamo al maestro. Era ora, mago che dorme non lancia incanti. Prima lezione, creare incantesimi. Gasp. Magia allora, se la parola ti spaventa di meno. Se la gente si preoccupasse meno delle parole e più dei fatti, la valle sarebbe un posto migliore. Vieni, vuoi ancora diventare una maga, no? Sì, ma come? Provando, sbagliando, imparando incantesimi. Smago? Che incantesimo? T'ha acceso il fuoco davanti. Ti ho insegnato le basi, ora devi imparare gli incantesimi. Prova a fare magia senza addestramento e senza grimorio. E beh, le case bruciano, vero? Male. Male. Allora prova, sbaglia e impara. Ora vai al nido. Ritrovo dei maghi. Ce ne sono altri? Certo, ci sono altri come noi. Al nido riceverai l'addestramento necessario. Si trova nel profondo della foresta, ben nascosto. Segui il sentiero verso il cuore della foresta. Mi troverai lì e ti insegnerò i primi passi.
Vuol dire che devo andare al nido da sola? Ovviamente, No, no. sei tu che vuoi diventare una maga. Quindi No. va. Ma non è pericoloso là fuori nella valle? No. Certo. Ma? Non aver paura, ragazzina. Se incontri qualche orribile mostro, fallo alla brace. È arrostito un'intera casa, no? Effettivamente. È così facile, ti pare? Ok, allora. Vediamo un po' i tasti, come sono. Non posso fare nulla. Perfetto, posso solo camminare per il momento. Qui. No, non posso fare nulla. Andiamo di qua. Detta sud. Andiamo a sud. A sud. Ma già mi sono scordato. Ma penso di sì. Ecco fatto. Oh no. E ora come faccio a trovare il nido? Andiamo. Borealis Games presenta. Un gioco prodotto da Lewis Felix Caucon, Caucon, boh, chiamatelo come vi pare. Diretto, va bene. Non ci mettiamo a leggere i nomi, non, se no diventiamo matti. Mages of Mistralia. Salvataggio. Carino. Oh, un libro. Abbiamo trovato subito il libro di incantesimi così, a culo. Un grimorio. Che ci fa in questo posto? Ha parlato. O era solo nella mia testa? Beh, forse tu potresti farcela. Non temere, giovane maga, posso indicarti il cammino. Sarà meglio che lo porti con me. Sicuramente il libro ci serve. Grimorio, questo grimorio sembra comunicare con te telepaticamente, con me telepaticamente. Non penso che il libro di maestro abbia lo stesso potere. Ho trovato qualcosa di ottimo. Niente, andiamo su. Qui non ci siamo stati. Ora lasci che ti mostri come si usano incanto e medi. I medi permette di lanciare incantesimi istantanei come fendenti ed esplosioni. I medi con la X. Ah beh, l'attacco però. A basso raggio. Ok, rompiamo i vasi. Questa cos'è? Ok, per aprire il passaggio. Fin qui ci siamo. Allora, in alto a sinistra abbiamo la vita e la magia, credo. Chiuso. I primi attacchi. Vediamo un po' se si fa qualcosa. Semplice. L'immedi praticamente l'attacco. Dei goblin tanto sfrontati? Chi è quel mago che non sta facendo la guardia a questa parte di foresta? Carinissimo come introduzione. Molto molto carino. Ti servirà qualche nuovo trucchetto? Ora ti insegnerò come lanciare un incanto ego. Rettifa Ego, permette di lanciare incantesimi con effetti applicabili su se stessa, come scudi e movimento rapido. Perfetto, quindi RT è uno scudo. Andiamo a vedere un attimo sotto cos'è. Così magari possiamo prendere qualcosa. Ok, questi sicuramente ci serviranno per fare dei potenziamenti. Torniamo su. Ma questo? Ma chi è? Va bene, dai, andiamo su e seguiamo la strada che ci ha indicato. Premendosi mani fermi, ma si può ruotare, quindi ci ripariamo. Perfetto. Molto intuitivo come inizio.
Altro goblin? Ah, lanci. Bravo, bravo, mi stai per pia. Aspetta, ma zitto. Andiamo avanti. Intanto i titoli continuano a scorrere. Sento che la naturale affinità con il prossimo. Dico bene? Io lo chiamo incanto Actus. E cos'è l'incanto Actus? Permette di lanciare incantesimi a durata vincolata, come mine e proiettili. E si fa con Y. Quindi? Ma rimane fermo. Ok, quindi accendiamo. Perfetto. Andiamo ancora qui. Come faccio a accenderlo? Ah beh, rimane fermo, quindi se lo mettiamo qua e ci spostiamo. Perfetto. Andiamo avanti. Vasetti alla Zelda. Un po' di robetta. E ci ridà la magia. L'albero non si può avvicinare. Perfetto, andiamo avanti, andiamo avanti. Ricorda un po' Magica come gioco. Ti resta imparare solo un ultimo tipo di incantesimo, questo è un incanto Creo. Permette di lanciare incantesimi in effetto più duraturo, come ponti di ghiaccio e muri di fuoco. E si fa con B. Allora, qui cado, quindi non posso passare. E creiamo il ghiaccio. Perfetto. Ah, mo non c'ho manco magia. Magia. Ma ah, l'ho preso. Primo colpo subito. E ok. Cos'è questo strano disegno sul terreno? Sembra un glifo di teletrasporto, ma chissà dove porta. Andiamo a vedere. Ok. Abbiamo passato la parte del tutorial. Quando la famiglia reale e tutti gli altri maghi furono banditi da Mistralia, alcuni di loro decisero di rimanere e costruirono questo rifugio segreto. L'unica via per accedervi è nascosta con la magia. Così i viaggiatori inconsapevoli possono attraversare il territorio senza rendersi conto di essere passati accanto a un insediamento. Ok, andiamo avanti. Al nido siamo arrivati. Qui incontreremo i maghi. Ah, io questo, diciamo, primo incontro col gioco vorrei farlo molto breve per vedere se ha un riscontro da parte vostra e se portarlo come serie. A me intriga come gioco. Te la sei presa comoda. Sono caduto nel fiume vicino a casa tua. Maestro, ho trovato questo strano gri. E questo cos'è? È già un grimorio. Mostramelo. Ladro. Lo sta scrutando. Ci sono anche degli incantesimi. Beh, direi che hai saltato almeno una lezione o due. Benvenuta al nido, zia. Noi maghi teniamo qui le nostre riunioni. E lui è il grande mago. Inquietante. Ciao, piacere. Io sono quello che tiene in piedi questo posto. Di nome è anche quello che fornisce grimori, ma a quanto pare tu hai saltato le tappe. Sei pronta ad andare per il mondo e diventare una maga come si deve. Si impara solo con la pratica. Per prima cosa andrai alla foresta di Mistralia. È lì che il male ha cominciato a mettere radici. E io che posso fare? Fare ciò che fanno i maghi. Trova la fonte della contaminazione e falla sparire. Sul serio? È questo che fanno i maghi? I maghi tengono al sicuro la valle dalla magia controllata. Era il nostro compito al tempo dei re maghi e lo è ancora oggi. Adesso è il tuo compito. Un consiglio prima che tu vada. Vedi quella lanterna? Noi maghi la usiamo per annotare i nostri ricordi, conservare i nostri progressi. Punto di salvataggio praticamente. Usa durante il viaggio, è grazie a essa che i maghi hanno potuto prosperare così a lungo. Grazie, grande mago. Di
attenta a non calpestare i miei fiori. No. Segui il sentiero verso sud per raggiungere la foresta di Mistralia. E se credi la sorte, buona fortuna. Ok, dobbiamo andare a sud. L'albero qui, penso è già salvato. Vediamo un po' che dice. La gente comincia a camminare nel mio giardino e rovinare i miei poveri fiori. Potresti procurarmi dei nuovi bulbi? Vedi quel fiore blu? È un giglio magico. Dove sta il fiore blu? Ah, eccolo là. Pianta quattro bulbi di giglio magico per completare il mio giardino. Ne troverai uno nella foresta di Mistralia, uno alle rapide e uno all'altopiano. Non ho idea di dove sia l'ultimo. Devo cercarlo. Ci proverò. Bene, impregnando un giglio magico del suo giardino con le perle dell'anima, puoi creare amuleti di mana con i quali rigenerare in un lampo il tuo mana. Più gigli magici pianterai, più amuleti di mana potrai creare simultaneamente. Ok. Perfetto, una moneta di mana ricavato dai gigli magici e perle dell'anima. Può essere utile per recuperare il mana. Abbiamo finito. I maghi un tempo erano ottimi guardiani, mantenevano le strade al sicuro e le foreste sotto controllo. Siamo rimasti in pochi ora, che facciamo? Ancora il nostro dovere. Come meglio possiamo. Allora, io direi. Vediamo se mi dice ancora una volta. Hai già purificato la foresta? Ammazza quanto sei rompicoglioni. Prendiamo un po' di roba. Allora, il giglio qua. Bussa via dal mio giardino. Lo voglio. Ispeziona. È il giardino del grande mago. Posso impregnare un giglio magico con le perle dell'anima per creare un amuleto di mana. Per crearlo servono 20, che ne dici? Purtroppo i fiori sono finiti. Potrei impregnare più fiori simultaneamente se piantassi più bulbi. Ok, devo piantare i bulbi. Allora, io che dirvi, il gioco sembra molto carino. Penso che possiamo raggiungere questo posto dai teletrasporti. Questo dovrebbe essere il teletrasporto, sì. Vediamo un attimo un altro giretto qui intorno e poi ci salutiamo. Vediamo come va se riscontra un interesse il gioco. Io lo giocherò perché mi sembra carino, le premesse ci sono tutte. Mi sa che non posso correre, no? Allora, qua ho fatto il ghiaccio per sbaglio. Cinna. Ciao zia, giusto? Sono Cinna, benvenuta al nido. Puoi tornare qui per riposarti, incontrare altri maghi e rifocillarti. Una sorta di falò altare. Abbiamo anche una prova del mago per vedere di che pasta sei fatta, ma credo di non sia ancora pronta. Ok, perfetto. Vediamo qui dietro se c'è qualcos'altro. Direi di no. Passa dietro. E no, qualcosa c'è, sì. Cos'è questo? Che stranaggeggio. Questo strumento serve a osservare il cielo, ma al momento non è una fonte di energia. Ok, devo sbloccare anche questo. Sembra molto interessante il titolo. Io lo porto avanti. Fatemi sapere, ragazzi, se a voi interessa a portare un'intera serie. Penso non sia neanche tanto corta come serie. Ispezioniamo. The Bruised. Era un leggendario e piuttosto pazzo. Facciamo l'ultimo giro nel nido. Cos'è qua? Dice, prova del mago. Sfoggia le tue abilità di mago e vinci premi straordinari. Sembra chiuso. Ok, questo dobbiamo sbloccarlo. Niente, qui al nido abbiamo controllato un po' tutto. Stile grafico molto bello. Stilizzato, cartunesco, con delle belle animazioni. La magia è figa. Vediamo un po' un attimo su opzioni. No, non c'è niente. Quindi dobbiamo fare tutto tramite. Ah no, eccolo qua, col tasto back del joypad del Xbox 360. Possiamo selezionare le magie. E mi sembra che ce ne sono anche abbastanza. La mappa. Ok, siamo lì ed è abbastanza grande. Mercanti e gli oggetti, abbiamo un amuleto di mana. Ok,
cambia bacchetta? Sì, anche le bacchette. Mostruoso. Bellissimo titolo. Allora, io con questo. Qua che c'era? Non l'ho visto qua. Maestro mi ha raccontato di un'assemblea annuale dei maghi, forse è qui che si tiene. Questa pietra si trova nel castello di Mistralia. I maghi si riuniscono attorno a essa per decidere che cosa concentrare i loro sforzi per l'anno successivo. Affascinante. Ok, questa è la sala riunioni dei maghi. Salvataggio in corso. Io con questo. Allora, non mi ricordo come ho detto dove si trovano. I gigli. Dai. Io questo teletrasporto vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a lasciare un commento su quello che ne pensate del titolo, se vorreste vedere una serie completa o altri piccoli episodi. Con questo vi saluto ragazzi, grazie mille e mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un commento, un like se vi è piaciuto il video. Ciao ragazzi!